amici e amiche di TV City, bentrovati ad una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale, per dare lo sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. Questa puntata è dedicata ai tornei per nazionali giovanili, cominciare dal Mondiale Under 20 che si svolgerà dal 20 maggio all'11 giugno in Argentina. In realtà il torneo avrebbe dovuto svolgersi in Indonesia, ma per le politiche interne del paese asiatico, soprattutto per il rifiuto di ospitare la nazionale israeliana qualificata al mondiale, la FIFA ha deciso di togliere l'organizzazione al paese asiatico e di assegnarlo ad un altro paese. È stata scelta l'Argentina, che quindi si trova da eliminata in quanto non aveva superato neanche la fase di qualificazione a qualificata d'ufficio. Il torneo prevede la presenza di 24 squadre, tra cui l'Italia del CT Carmine Enunziata, inserita nel gruppo D insieme al Brasile, la Nigeria e la Repubblica Dominicana. Un girone quindi molto difficile, vista soprattutto la presenza dei sudamericani, sempre molto competitivi a livello giovanile. La finale si svolgerà a La Plata. Passiamo ai campionati europei, cominciare da quello Under 17, anche qui l'Italia è qualificata, il torneo che si sta giocando in Ungheria dal 17 maggio al 2 giugno, Italia è inserita nel gruppo B insieme alla Serbia, la Spagna e la Slovenia, quindi gli azzurri del CT Bernardo Corradi avranno un girone molto difficile da superare verso la finale che si giocherà a Budapest. Passiamo all'Europeo Under 19 che si svolgerà dal 3 luglio al 16 luglio a Malta. Gli azzurri del CT Alberto Bollini sono inseriti nel gruppo A insieme ai padroni di casa di Malta, che sono considerati in realtà un po' la cenerentola del torneo, i favoriti del Portogallo e la Polonia. La finale si giocherà a Takali. Chiudiamo per la rassegna europea con l'Europeo Under 21 che si giocherà dal 21 giugno all'8 luglio, in questo caso in due paesi, la Romania e la Georgia. L'Italia del CT Paolo Nicolato è inserita nel gruppo D insieme a Norvegia, Svizzera e una delle grandi favorite al torneo, la Francia. Francia che sarà in realtà padrona di casa delle Olimpiadi, infatti il torneo qualifica quattro squadre, le migliori quattro squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024, quindi quelle dell'anno prossimo. Chiudiamo con il torneo giovanile in realtà riservato alle squadre di club, della Youth League. Ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, il torneo che ricalca la Champions League dei grandi, vede aveva la presenza nella Final Four anche del Milan, che purtroppo è stato sconfitto in semifinale dall'Hajduk Spalato, mentre la finale che si è giocata in Svizzera ha visto la vittoria perentoria della AZ Alkmaar proprio contro l'Hajduk Spalato per 5-0, quindi la AZ Alkmaar si aggiudica così per la prima volta la Youth League. Era l'ultima notizia, vi ricordo che se volete commentare, darci suggerimenti, potete scriverlo qui sotto il video. Questo è proprio tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!